All'interno del Teatro Politeama di Lamezia Terme si è svolta la prima matinée dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Ad assistere alla matinée anche gli allievi del liceo Tommaso Campanella di Lamezia Terme, oltre 160, i quali seguono già da 2 anni tramite abbonamento gli spettacoli teatrali serali attraverso un progetto ministeriale MIUR. Nel corso della prima matinée è andato in scena lo spettacolo La Morsa di Luigi Pirandello. È possibile? Sei ben sicuro che non sia partito? Sicurissimo, di questo sicurissimo. E prima delle 11 non c'è altra corsa dalla città. Sta per venire. La volontà di riscoprire la bellezza di un classico della letteratura italiana grazie ad uno spettacolo capace di coniugare musica e parole nel rispetto del testo originale ha portato gli alunni del liceo Campanella, pur seguendo già gli spettacoli teatrali, ad assistere alla prima matinée, occasione per il liceo che coglie tutte le offerte formative per gli alunni, come afferma la professoressa Michela Cimmino. Non potevamo certamente mancare ad un appuntamento così importante, intrigante, che si svolge qui nella nostra città. E ho avuto stamattina un enorme piacere a vedere questa parte di Lamezia Terme, San Biase, vissuta così da questi giovani. I giovani della mia scuola, ma da quello che vedo c'è la rappresentanza anche di qualche altro istituto. È un'attività progettuale che parte da lontano e che ci vede presenti a vivere delle esperienze straordinarie anche fuori dall'Italia. E l'anno scorso abbiamo addirittura raggiunto Londra per poter visitare il Globe Theatre e seguire la Mileto di Shakespeare. E il teatro come luogo di cultura, il teatro come valore sociale, come luogo di confronto, di dialogo, anche di lotta e di protesta. E non potevo fare a meno, non potevamo fare a meno lì noi come scuola, con l'appoggio del nostro dirigente, il professore Giovanni Martello, di vivere fino in fondo un'esperienza così importante, una rassegna così bella quest'anno in questa nostra città e in questo nostro teatro che è come se rivivesse già dall'anno scorso nel suo splendore, rimandando un po' la propria memoria, il ricordo anche alle persone che vivono intorno a questa parte della città di Lamezia Terme. Quindi, come già dicevo, questo movimento di ragazzi stamattina qui, nonostante il tempo non assolutamente dalla nostra parte, nonostante le difficoltà di trasporto che in questo momento, come tutti sappiamo, stiamo vivendo, è questo non rigurgito, ma io direi risacca naturale del teatro. Non è vero che il teatro sta morendo, noi siamo qui con i giovani che rappresentano sicuramente l'aspetto più importante, in quanto vedere il teatro e le poltrone con spettatori di 15-16 anni, ragazzi dei nostri giovani, penso che sia l'aspetto sicuramente più importante. E contare e puntare sulla cultura, e il teatro rappresenta uno dei segmenti più importanti anche da un punto di vista economico. E sono cambiate le postazioni anche in politica e noi ci auguriamo che finalmente si ridia slancio a questo aspetto importantissimo per, non solo per la cultura sicuramente, ma anche per lo sviluppo e l'economia del nostro paese. Volevo appena ricordare che nonostante la crisi è esponenziale la crescita degli abbonamenti a teatro e anche non solamente del musical eccetera, ma anche per quanto riguarda la prosa. E quindi 30 allievi della mia scuola già dall'anno scorso seguono la rassegna teatrale dell'amministrazione comunale di Lamezia Terme, quindi veniamo la sera a seguire gli spettacoli e tutte le pièce teatrali che in questo anno si stanno susseguendo. E l'aspetto nuovo di questa giornata
Vedo che arrivano i ragazzi della scuola media, quindi veramente viene rappresentata la gioventù di questo nostro territorio e l'importanza che il teatro come luogo riveste e il riconoscimento che la scuola e l'importanza che la scuola dà con questa partecipazione così numerosa e così interessata. Io preferirei comunque sentire forse la testimonianza di una delle mie studentesse, chiedendo a lei di parlare un po' delle emozioni che il teatro rimanda, qualcosa che non possiamo scaricare sul web, che resterà un punto di riferimento culturale e sociale molto importante per noi tutti. E pensiamo un po' che da 3.000 anni noi viviamo le emozioni e l'urlo teatrale, dalla tragedia fino a Brecht, in maniera assolutamente continua, e veramente non riusciamo a farne a meno. E pensiamo che in questo momento la BBC trasmette Shakespeare, e anche noi in Italia trasmettiamo con Massimo Ranieri, grandissimo, Edoardo De Filippo. Non potevamo stare sordi a questo urlo trainante, non potevamo non contribuire con la nostra parte. Quindi passo la parola a Chiara, chiedendo a lei come vive questi momenti da protagonista sul palcoscenico, da spettatrice, da comunità viaggiante che va a Londra a seguire l'Amleto. E, come ha detto la mia professoressa, il teatro non sta morendo, e non sta morendo anche grazie appunto a queste iniziative che ha fatto la mia scuola, grazie alla professoressa Cimmino che ci ha dato la possibilità di andare a Londra al Globe Theatre. E, inoltre la prof ha citato prima Edoardo De Filippo e volevo citarlo anch'io con una sua frase che dice: il teatro non è altro che il disperato sforzo dell'uomo di dare un senso alla vita. E grazie a questa opportunità di venire qui la sera a vedere queste grandi rappresentazioni teatrali, io ho riscoperto appunto questo senso non solo della vita ma anche del teatro e delle emozioni, perché il teatro riesce a donarci gioia, passione, di tutto. Grazie alla prof, io magari in una sera di domenica ero o davanti al computer o davanti alla televisione a non fare niente. Grazie a lei appunto la domenica la passo a teatro ad emozionarmi insieme agli attori che sono su quel palco. Questa è un'occasione importante per l'amministrazione, perché questo è un evento che cementa un lavoro congiunto fatto da noi che facciamo la stagione di prosa per gli abbonamenti, da chi si occupa del teatro per i giovani, cioè Teatro P, che insieme a queste tre recite per i ragazzi delle scuole superiori ne farà altre per i ragazzi delle scuole, dei ragazzi più giovani, che cominceranno già dalla prossima settimana, quindi è un'anticipazione della stagione del teatro per ragazzi. E poi è una collaborazione anche con la residenza teatrale che sta iniziando, quindi diciamo è anche un lavoro di sinergia congiunta fra tutti quelli che fanno il teatro a Lamezia. È il nostro primo matinée e quindi è un esperimento bello, perché abbiamo visto questi ragazzi che con molto entusiasmo hanno accettato di riempire il teatro, quindi devo dedurre che a questo punto Pirandello è rock, perché tira quasi quanto un concerto, va benissimo. Anche perché avendo avuto problemi con i trasporti, moltissimi, o meglio, il liceo Campanella ha deciso comunque di venire a teatro a piedi, quindi i ragazzi sono arrivati qui da Nicastro a San Biase a piedi, e questa è la più grande dimostrazione di amore che si può avere per il teatro. Abbiamo anche una rappresentanza del liceo classico fiorentino e abbiamo ovviamente, questo ci inorgoglisce moltissimo, i ragazzi della scuola media dell'istituto comprensivo Nicotera di San Biase. Sono ragazzini quindi di scuola media che però hanno scelto di venire a teatro, e nonostante fosse una pièce più che altro indirizzata a ragazzi un po' più grandi, i loro insegnanti accompagnati
accompagnati dai loro insegnanti, questi ragazzi sempre a piedi sono giunti qui a teatro, sono circa 50, quindi noi ringraziamo come dire, il popolo giovanile per sostenerci in questa bellissima iniziativa che riprenderemo poi la prossima settimana sempre con Pirandello, Uno Nessuno 100.000, e poi avremo un'altra mattinée con Sebastiano Lo Monaco. Quindi ringrazio i dirigenti scolastici che hanno concesso i permessi, i docenti che li hanno accompagnati, e i ragazzi che hanno avuto voglia di scegliere di venire a teatro questa mattina, e beh, il teatro fa bene al cuore e alla mente, quindi alla prossima, grazie. A gremire i posti del teatro vi erano anche gli alunni dell'Istituto Comprensivo Giovanni Nicotera di Lamezia Terme, incuriositi dall'opera incontrata e studiata nel loro percorso formativo. Una iniziativa di rilevante importanza che pone le basi all'auspicio che simili iniziative possano ripetersi con maggiore frequenza, coinvolgendo gli studenti in un percorso di sensibilizzazione alla cultura teatrale. Era inoltre presente il vice sindaco della città di Lamezia Terme, Francesco Ciccione. È sempre molto bello vedere i teatri pieni di giovani, il pubblico di domani. È bello perché il teatro apre un mondo pieno di suggestioni, pieno di bellezza, il teatro ci rende migliori, ed è bello sapere che questi giovani, per poter essere qua questa mattina, hanno fatto i sacrifici. Sacrificarsi per il teatro, sacrificarsi per la cultura è un messaggio che ha un grandissimo valore, che va perseguito e che va lasciato come lezione anche a tutti gli altri. È stata un'esperienza emozionante e spero che si possa ripetere. Ci è piaciuta molto quest'opera perché, avendo comunque studiato la trama, è stato bello vederla realizzata. È stata un'esperienza fantastica e spero che la potremo ripetere. La prima volta che mi sono recato al teatro, la prima volta che ho visto uno spettacolo teatrale, mi è piaciuto molto. Infatti mi sono iscritto a uno spettacolo, a un corso di teatro, e spero di diventare bravo come questi attori. Mi è piaciuto molto perché ammiro gli attori, perché fanno un lavoro molto difficile. Infatti mi sono iscritto a un corso di teatro presso la mia scuola, la Giovanni Nicotera. È la prima volta che vengo a teatro e presso il mio istituto mi sono iscritta a un corso di teatro. Mi piace molto andare a teatro e apprezzo molto il lavoro di questi attori. Premesso che io adoro il teatro, per cui cerco di trasmetterlo agli alunni, questo amore e questa passione che ho. Ritengo che sia un'esperienza molto valida perché, premettendo alla visione dell'opera lo studio delle trame, questo permette loro di comprendere meglio gli autori della letteratura italiana e non a seconda di quello che viene rappresentato, e quindi sicuramente apprezzano, come avete potuto sentire, perché è un'esperienza entusiasmante dal vivo, quindi sarà sicuramente utile nella loro esperienza culturale ricordare questa esperienza.